Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è una nuova puntata del podcast settimanale delle Visio News, le novità dal mondo del cinema e delle serie TV a cura di Visionaire. Io sono Lauretta Buffa e ti ricordo che puoi trovare tutti i giorni nuovi contenuti sui miei profili social, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube e anche sul nuovissimo canale WhatsApp. Ma scopriamo cosa c'è di nuovo sotto il sole questa settimana. Visio News, le notizie della settimana. E cominciamo da Netflix perché è stato pubblicato il trailer della serie Inganno, una serie originale Netflix italiana diretta da Pappi Corsicato che racconta un amore proibito tra due personaggi interpretati da Monica Guerritore e Giacomo Giagnotti. La storia è stata descritta come un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull'amore. La serie in 6 episodi verrà resa disponibile il 9 ottobre, quindi direi che c'è ancora un bel po' di tempo da aspettare, ma se sei curioso, sei curiosa e vuoi dare un'occhiata al trailer, lo trovi sul mio sito visionair.fm nella pagina dedicata a questa puntata del podcast. E rimaniamo su Netflix perché in settimana è stato annunciato il cast di House of Guinness, la serie britannica creata da Steven Knight, che è lo stesso ideatore del successone Peaky Blinders, e serie che vedrà tra i protagonisti James Norton e Jack Gleason. E Gleason è una vecchia conoscenza, nonostante la giovane età. Magari il nome non ti dice nulla, ma è stato uno dei cattivi più odiati di sempre, Re Joffrey in Trono di Spade. House of Guinness è un dramma storico che racconta la storia appunto di una delle dinastie più longeve d'Europa, la famiglia Guinness, diventata famosa, esatto, grazie alla famosa bevanda che produce. E abbiamo accennato a Steven Knight e a proposito di Peaky Blinders parliamo ora del film che, lo ricordiamo, verrà diretto da Tom Harper, perché il cast sta prendendo sempre più forma e in settimana è arrivata la notizia che Rebecca Ferguson raggiungerà sul set Cillian Murphy. Non ci sono ancora dettagli sulla trama, ma chi ha seguito la serie sa che nelle 6 stagioni disponibili, ambientate poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, il protagonista Tommy Shelby ha cercato di gestire al meglio l'attività criminale di famiglia. Rimaniamo sul grande schermo con Zac Efron, che dopo The Iron Claw tornerà a lavorare ancora con A24. Tra parentesi, io non lo sapevo, ma ho scoperto che il nome della casa di produzione indipendente A24 deriva dall'autostrada italiana A24 Roma-Teramo, su cui Daniel Katz stava viaggiando quando decise di fondare l'azienda. Sono strani sti americani. Però vabbè, tornando a Zac Efron, sarà il protagonista di Famous, un film ambientato a Hollywood che lo vedrà coinvolto in un doppio ruolo. Sarà James Jensen, una star di Hollywood perseguitata, e sarà anche Lance Danquist, il suo persecutore, che finirà per assomigliargli sempre di più, e per questo entrambi i personaggi verranno interpretati dallo stesso attore. A proposito di sdoppiamenti di personalità, moltiplicazioni, sparizioni di personaggi, depistaggi e misteri, in molti si sono chiesti chi fosse ad interpretare Lady Deadpool in Deadpool and Wolverine. Ryan Reynolds, maestro dei depistaggi, ha seminato il dubbio sapientemente, lasciando intendere che poteva essere lui stesso, sua moglie Blake Lively oppure la sua amica Taylor Swift. Tappatevi le orecchie se non volete saperlo, ma il mistero è stato risolto. Nei titoli di coda Blake Lively è accreditata come Lady Deadpool. Nella versione originale è più facile perché si capisce dalla voce, nel doppiaggio italiano comunque è stata scelta per coerenza la doppiatrice che presta la voce a Blake Lively in Italia, ovvero Francesca Manicone. Ormai ci siamo addentrati sempre di più nel caldo e nell'estate, e se il podcast Visio News ad agosto magari si prenderà qualche giorno di pausa, c'è chi rimarrà a farci buona compagnia. Sì, perché la programmazione di Nexo Plus non va in vacanza, anzi ci offre un menu davvero interessante che comprende uno speciale Notte di San Lorenzo e un ciclo dedicato ai maestri del cinema. Ne ho parlato con Marta Lorenzon, Digital Marketing and Communication di Nexo.
Ciao Marta, Nexo Plus non va in vacanza ad agosto. Ci racconti allora cosa possiamo vedere, quali sono le novità? Nexo Plus non va in vacanza, ma anzi ci accompagna nel mese più caldo dell'anno con una selezione di film e documentari che celebrano il mare e tutte le vite che ne dipendono, con titoli come il film di animazione La Tartaruga Rossa, premiato a Cannes, e i documentari della grande arte su Hokusai e la fase tahitiana di Gauguin. Poi, per l'anniversario di nascita del regista, un documentario su Hitchcock e a seguire una serie sui grandi maestri che hanno fatto la storia del cinema con nomi come Kubrick, Fellini, Peckinpah e molti altri. Poi, per gli amanti dei classici, il film Barba Blu, cult degli anni 70 con le musiche di Ennio Morricone e infine lo speciale per la notte di San Lorenzo con una selezione di film che abbracciano il genere del realismo magico. Marta, prima di salutarci, per chi ancora non lo sapesse, ci ricordi com'è possibile vedere i contenuti di Nexo Plus? Nexo Plus è disponibile su tutte le principali smart TV, su mobile e tablet con la nostra app e anche su desktop. E per scoprire la nostra piattaforma vi basterà registrarvi, usufruire di 7 giorni di prova gratuita e poi scegliere di proseguire o con un abbonamento mensile a 4,99€ oppure con un annuale a 49,99€. E Nexo Plus è presente anche come canale Prime Video allo stesso prezzo e sempre con 7 giorni di prova gratuita. Hai ascoltato Marta Lorenzon, Digital Marketing and Communication di Nexo, che ci ha presentato le novità disponibili ad agosto su Nexo Plus. Ma ora... Parole di stelle. Quando devo attraversare una strada a senso unico, guardo da entrambi i lati. Questa è la fiducia che ripongo nell'umanità, lo ha detto Bradley Cooper. E per il momento è tutto da Lauretta Buffa e da Visionaire, ma se vuoi rimanere sempre aggiornato, aggiornata sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, vieni a trovarmi sul sito visionaire.fm oppure ci leggiamo tutti i giorni su Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp e ci vediamo su YouTube. Al prossimo episodio!